Salve ragazzi, io sono Anfan e quest'oggi ci ritroviamo sull'autarchico Erzavaran 4. Nello scorso episodio non abbiamo fatto guerre, non abbiamo fatto diplomazia, ma abbiamo pensato un po' alla resistenza tramite le nostre spie autarchiche anch'esse. Abbiamo portato sul campo altre 24 divisioni che stanno qui. Stiamo pensando alla guerra contro l'Unione Sovietica e tutti i loro alleati. Abbiamo encomiato diverse autarchiche divisioni ufficiali per la scorsa guerra e per la guerra nei Balcani, in questo periodo di pace. E poi abbiamo fatto un po' di dottrine, vabbè, non nello specifico, non l'abbiamo visto, ma dobbiamo pensare a finire Shock e Wave. E dovevamo pensare alla questione degli aerei. Quindi possiamo anche andare avanti con il tempo, finalmente, e prendiamo le mitragliatrici pesanti del 44. Allora, noi vediamo un po' che possiamo fare di importante. Vediamo, ecco, andiamo di meccanizzate, almeno. Così facendo dovremo rifare innanzitutto il progetto dei carri. Perché dobbiamo metterci i cannoni buoni, in primis. In secondis dovremmo pensare a metterci anche delle meccanizzate nella nostra production, perché almeno abbiamo molti bonus, ma davvero molti bonus per quanto costerne i carri, o meglio le divisioni carri. Allora, poi stavo pensando a un'altra cosa. Quanti antitank abbiamo? 2200. Andiamo a duplicarli. Voi sarete... Oddio, mi sorry. Divisione di fanteria. No, solo anti-AT, che sarebbe anti-tank. Andiamo a mettergli... Oddio, non lo sapevo che c'era la... Vabbè. Andiamo a mettergli questo. Ci può stare oppure fatemi pensare. Dai, sì, questo. Andiamo a metterci altre due fanterie. Poi direi di metterci questo. Un'altra artiglieria così e un anti-tank. Oh no. No, il gioco non ha capito quello che vorrei fare io. Mi sa che ragazzuoli dobbiamo fare proprio una nuova cosa. Non possiamo... Oddio, in realtà volendo possiamo andare a modificare le divisioni alpine. Andandoci a mettere le fanterie al loro posto. Però il problema... Mi capite che... Ma non capisco il motivo per il quale... Il trattato di Bruxelles è stato segnato. Aspettate, se noi duplichiamo... Ah, beh, vedi. Se io faccio una cosa del genere, ok? Tu non me lo conti come 2000... Oh, bravo, così. Ah, perché sì, me lo contavo come se fosse... Ok. Quindi tu non me li conti. Ok, ottimo. Poi mettiamogli questo, divisione di fanteria. E ok. Perfetto, questo è da 40. E possiamo metterci una segno France. Ok, ottimo. Facciamone un paio fino a quante ne possiamo fare, ovvero una ventina. Meglio di nulla, direi. E poi vediamo quante possiamo farne di divisioni classiche di fanteria. Altre 24, anche questo ottimo. E mettiamole. Poi loro cambiamogli anche questo.
Perché sì, io sono una persona alla quale ci tiene a queste minime stupidaggini e diciamo di sbrigarsi, di metterle sul campo. Quindi vediamo un po' la nostra logistica, è buona per il momento, treni ottimi, ne abbiamo un sacco. Army leaders facciamo, fucili ne abbiamo 60.000, quasi, anzi 17.000 penso tra poco. Camion, ok, sì. Carretti medi, ne abbiamo quasi 500. Potremmo averne di più. Gli anti-tank, abbiamo una buona logistica riguardo a quelli. Sì, signore. Andiamo a dare questi 6 nuovi carretti autarchici a messe. Ma che stanno in guerra con tutti? Decliniamo momentaneamente. Ma stanno essendo. Insomma, non so che dirvi. Perché noi dobbiamo pensare, cioè il nostro obiettivo attualmente non è che sono gli alleati, anche perché secondo me non siamo ancora abbastanza preparati. Cioè, secondo me, a mia detta. Ok, comunque mi sono autofregato perché ora ci stavo pensando. Forse era preferibile attendere di avere i nuovi anti-tank per poter metterli, ma vabbè, non importa. È andata come è andata. In Portogallo no. Avevo paura prima perché dicevo, mi sa che stanno dentro. Invece no. Quindi ok. Ottimo, è il nostro momento, signori. Il nostro momento per attaccare The Soviet Union. Oh no. Il nostro momento per attaccare The Soviet Union. Problema Cecoslovacchia. Problema Cecoslovacchia e non solo. Anche qui c'è il problemino. Quanto ci vuole per queste divisioni? No, voi basta. Perché fate schifo. Siete inetti. Quello che potremmo fare è. Quante divisioni ci avete voi? 14. Possiamo chiedere. Richiediamo le loro 14 divisioni. Guardate che faccio, eh. Questa è. Etakchichans. Prendimi tutte le divisioni ungheresi. Che non hanno niente di Sì, cosa. signore. Aggiungerei. Però Ordini. meglio di nulla. Che voi. Ok, sono tutte Pronto, 14. signore. Ci mettiamo. Chi è che ha buona difesa? Nessuno. Mi sembra giusto. Mettiamoli sotto l'Aedo Badoglio e vi chiedo anche a voi le vostre. Ce ne avete 9, sono poi quelle mie, perché fin dei conti sono quelle mie. Quindi sono anche buone. Comandi. E andrete tutte quante qui. Quindi abbiamo 23 uo 23 divisioni pronte a morire per lui. Direi di potervi anche mettere qua. Pronto, signore. E voi mi dovete fare una questione questionante, non di questo genere. Dovete mettere qui e mi dovete annettere. Attento. Mi dovete annettere la Sì, cosa. Poi, signore. Attento. cavallero si va a riposizionare facendo una cosa di questo genere. E mi devi fare un attacco così forte, Formazione. cattivo. Tu pure ti vai a riposizionare, ti vai a mettere così e mi fa un attacco così cattivo di questo genere. E poi basta. A Sì, me signore. se va più che bene che rimanga qua. E ok, praticamente abbiamo la situazione sotto controllo qui in Europa. E praticamente dovremmo stare bene. Abbiamo i rumeni che difenderanno qui.
Quindi, stockpile nostri sono buoni, non abbiamo nessun deficit per il momento. Dovevo vedere una cosa che era. Ah, ecco loro. Che sono. Formazione. No, sono questi. Voi mi dovete allungare il. Gli inglesi che sbarcano. Fieri. Comunque, a me mi fa ridere vedere sto Belgio francese. Perché poi oltretutto. Ok. Forse lì non ce n'è bisogno di coprirlo perché ci hanno pensato i nostri carissimi amici inglesi a sbarcare, quindi io non ho il problema di lì. Quindi sono tutte. Sì, va bene. Sono tutte truppe che possiamo andare a riposizionare. Le mettiamo qui nel punto centrale, perché qua sarà il punto nevralgico, il punto lot, il punto caldo. Ecco, mettiamola così. Altri modi ora non mi vengono. Quindi è essenziale che noi difendiamo al meglio delle nostre capacità a questo punto. A questo punto tutti quanti qua. Voi andate bene lì. Aeroporti liberi ci abbiamo questi. Andiamo a buttare tutti questi aerei schifosi che abbiamo. E poi li andremo a sostituire successivamente con gli aerei buoni. Però per il momento dobbiamo accontentarci di questi. Ok, aspettate un attimo. Qua ne possiamo mettere 1000. Tutti quanti su closer support. E qua ne mettiamo 800, che però staranno in. Superiority. Ok, dobbiamo fare il nuovo focus. Vabbè, dai. Bersaglieri. Artiglieri. Ovviamente con la nostra entrata in guerra gli alleati vincono, però. Qua non stiamo a perdere. Ma quanto abbiamo di supporto per lui? Ah, lui c'ha il 100%, vabbè. Però. Comunque ci stanno embargando tutti. Cuba. I famosissimi embarghi di Cuba. Chi è che non li conosce? Io comunque vi direi che potete anche fare attacchi di cattiveria proprio. Tanto. Quanto manca qui? Poco. In questo episodio vedremo. Quella cosa non mi piace. Quindi vi direi fate una cosa del genere. Oppure no. Persistete qui. Vediamo se risistemiamo mettendo. Ah, però aspetta, Badoglio non ce li ha. Non ha le autarchiche truppe motorizzate. Ecco. E ora va bene. L'Ungheria non la vogliono difendere. E a me non dispiace. A me non dispiace l'età moderna. Allora, fucili ormai siamo a posto e non dovremmo avere problemi. Light tanks 20.000 ne abbiamo praticamente. Sì, ma lasciamo. Anzi, togliamogliene un altro. Mettiamogliene 7 di fabbriche. Che va bene che ne producono 13 al giorno. Intanto. Verranno proprio eliminati probabilmente a un certo punto dalle nostre riserve. Ovviamente non ci dovrebbero poi più servire a un certo punto. Allora, quanto manca? Ok, guerra. War! Easy. Ma come? Ah. La vita bella della mia torre. No, no, anche agli inglesi non glielo do il passepartout per. Mamma mia. Qua ci stiamo rivendicando una seconda volta di Teutoburgo. Poi ci dovremo. Ah, noi dobbiamo prendere comunque sia anche per l'achievement, ma proprio a livello proprio mio.
Dobbiamo andarci a prendere la terza Roma. E sapete qual è la terza Roma? E oltretutto mi sa che ci arriveremo solo noi. Perché gli inglesi non hanno le cose. Non hanno il passaggio. I primi avanti il 24 maggio. Vediamo il passaggio dei primi. Uniamo i fronti. Bravi. Bravi. Saccatelli a Stuttgart. A Stuttgart. Esigo una sacca, mio signore. Ok. Tre divisioni tedesche vengono uccise. Come anche una russa. Che Pronto, signore. com'è la logistica? Dobbiamo vederla. Ok, è buona. È buona. Tosse momento. Morte. Ok. Vediamo come stanno andando i nostri alleati. Morti. Ecco come stanno. Scozzamento. Ok, scusami un attimo se mi sono silenziato, però è successa una cosa. servono molte sacche però contro i russi. Infatti dovrei vederlo io il fronte. Però vabbè. Morti, morti, voglio sapere quanti sgozzamenti. Allora, noi abbiamo solo il 14% di score. La cosa non mi piace, ma vabbè. Quanti morti che abbiamo apportato? Ci siamo almeno nel coso? No. Però tra un poco ci saremo. E una sola nostra divisione ha fatto un macello lì nella difesa. Cioè, in senso non in modo negativo, inteso che li ha demoralizzati in un modo tremendo. Ma possiamo? No. Questo è il problema che si sono presi la Cecoslovacchia, che è molto fortificata. E facciamo la supermarina. I Pronto, carretti dottore. di messe, mio signore. Non potete avanzare senza i carretti di messe. Vai a fare una cosa del genere. Loro non hanno gli stockpile, però. O li stiamo attaccando talmente tanto in modo feroce e aggressivo che non riescono a recuperare quegli stockpile, oppure non ce li hanno. Dovremmo saccarli tipo qua. Guardate che Signore. dovete fare. Andate fino ad Amburgo voi. Andate, fidatevi di me. Almeno stacchiamo pure loro da tutto il resto del fronte, così non prendono nemmeno più score. Però aspettate, forse c'è la Turchia che può rompere a riguardo. Vediamo un po'. No. In realtà sì, niente. Voi state avanzando ad Amburgo? Sì, bravi. Noi prendiamo pure punti score. Facciamo una bella sacchetta. Che in realtà non serve arrivare fino ad Amburgo, basta fino qui. È così? No, come l'ho detto. I Proshka. No, 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 difendete, bravo. Ok, ottimo. È ciò che piace a me. Gli aerei, gli aerei. Allora, voi andate qui. Sì, signore. Voi andate qui. Vi metto il Berti. Vi mettete qua voi. Vi attaccate così. Direi che è anche il momento per... innanzitutto vediamo se hanno un altro encomio. Ok, ottimo. Andiamo a dargli questo, così arriva a 1000. Non possiamo promuoverlo. Per 5. Otteniamo però noi altro... Ok, sì. Quindi io vi direi... Per Comandi. il momento ci mettiamo Guzzoni. E vi direi, oltretutto, di avanzare... Qua perché con questa logistica? Vi direi di andare qui e avanzare per di qua. Andate, autarchiche truppe.
Dov'è che potete sfondare volendo? Provate qua. Forza, muovetevi! Ok. Ce la fate? Sì. Sì, bravi. Dovete sfondare per fare una sacca completa per impedire ai russi di salvarsi. Che scazzamenta. No, metteteli qua. Almeno potete fare così. Questi qua. Problema, non serve più stare qui, quindi fate una cosa del genere. Voi 600 mettetevi qui, fate così, voi 1200, perfetti, 1200 qui e va qui. Chi altro è che sta ancora lì? Non servite più lì, andate tutti qua. Ok, abbiamo aria verde praticamente dovunque. Problema, ripeto, è qua in Cecoslovacchia, perché potete ben capire pure voi che la Cecoslovacchia è letteralmente montagna simulator e sono talmente tanto fortificati. Infatti era quello il problema. Poi io volevo fare una guerra mentre i russi erano in guerra contro gli inglesi, quindi con gli alleati più generalmente, ed effettivamente è andata ad accadere come volevo. I suoni. Ok. Dovrebbero essere ritornati. Effettivamente è successo come volevo, quindi dovremmo far capitolare al più presto la Germania. Perché può essere alquanto rognosa. Cioè, qualcuno deve capitolare nell'immediato. Ok. Ah. Mi dovete chiudere sta sacca. Cioè, mi serve che chiudiate questa sacca perché qua. Ah, ok, lì. Portate queste truppe, bravi. Almeno prendete più score e fate morti. Quindi abbiamo fatti quasi 300 di morti, allora. Toglietevi dalle scatole russe, dai, su. Ok. Qui convergete fino a lì. Dai, avete la strada libera ad Amburgo, non. Non è. Qui a Rostock la fate pure. Ma io. Ok. Ordini. Andiamo da Messe. No, Messe, tu te ne devi andare via da qua e ti devi mettere qua. E mi devi andare a fare una cosa di questo genere. Ok. Ad Amburgo dovremmo riuscire a sfondare. Ipoteticamente ci leviamo almeno la Germania da in mezzo. Le scatole. Ipoteticamente. E io ci spero molto. Ok, Germania levata. Quindi non abbiamo più questa rottura. Cioè, più che altro è proprio una questione proprio di presenza, però. Allora, andiamo a levare queste ultime sacche di resistenza da qui. Avanzate. Guarda i polacchi come stanno. Ok. Ora vi direi, fate una bellissima cosa. Andate a formare un fronte unico. Anzi, togliete tutti sti fronti, frontini e frontoni. Fate così. Leva, leva. 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 Leva, leva. Ok. E fatemi un bellissimo fronte unico. Ok, va bene così. Fatemi una cosa del genere. Ho paura per quanto ci vorrà farli capitolare, perché credo che ce ne vuole purtroppo. Tu fammi una cosa del genere. Dove state? Voi 20. Voi 20 rimanete qua al centro e fatemi anche voi un bel push per così.
Questi 24 invece li andate a mettere qua. No, non fino a lì. Li andate a mettere così. Allora, ok. Vi direi, guys, altri 5 minuti e possiamo anche finire per questa puntata. Almeno non riescono perché non ne abbiamo abbastanza. Però sarebbe bellissimo saccare quelle truppe polacche. Innanzitutto la logistica. Ok, è buona, però stiamo attaccando troppo spesso, quindi non riusciamo manco noi a rimetterci in sesto con le cose. Però abbiamo saccato. Questa sacca può fare la differenza, perché comunque sia qualche truppa loro gliel'abbiamo portata via. E quindi è buona come cosa. E qua avanzano. Qui avanzano. Voi 600 mettetevi qua, voi 1200 mettetevi qua, e voi 600 pure. Ok, aria verde lì. Incrociatori pesanti, navi da battaglia. Qui al centro avanzano, che è una meraviglia. Altro che baffetto nel 39. Qui a sud non gliela fanno. Ti direi, Ubaldu, di smettere. Che se no mi. Cioè, abbiamo solo 6.000 uomini. Vorrei evitare di fare il servizio. Vabbè, dai. Mettiamolo momentaneamente. Leviamo 6 divisioni becere. Abbiamo 10 missili guidati. Ah, quella mi piacerebbe piacerebbe tanto a lui fare una sacca lì. A lui piacciono le sacche. Oddio, no, 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 no. Là, chiudete sta sacca, che pure questa è bella. E voi pensate a questa, no? No, no, attaccate qua. Che almeno saccate questi. No, Konigsberg sta qua. Vabbè, li saccate qui a Danzica. La sacca di Danzica è autarchica. Dai. Ottimo. E ora ti devi però prendere Danzica. Se no, non ha molto senso. Oh, il carretto di messe. Il carretto di messe. Attaccate, attaccate. Ah, allora, ragazzi, no, sta avanzata così, però. Allora, dobbiamo, mi sa, direi proprio che ci dobbiamo ritirare. Ci dobbiamo ritirare per il semplice fatto che se no. Fatemi pensare che fare. Qua però voglio chiuderla. Questa sacca la voglio chiudere. È essenziale chiudere questa sacca il prima possibile. Però dobbiamo mandare delle truppe. Loro se ne devono andare per portare le loro forze tutte qua in Turchia. In Egitto stiamo vincendo per il momento. Vi direi che per quanto riguarda loro possiamo pure metterci questi che mi fanno una cosa del genere. Pronto all'azione. Tu attacca, che almeno gliela dovresti fare, vediamo un po'.
cosa non mi piace affatto. Chi posso invitare in fazione è il Salvador. Il Salvador. Ah, però davvero pallosa come cosa. Mamma mia. Intelligenza artificiale. Sempre a rompere le scatole. Che non di Pronto, altro. signore. Formazione. Vedete di annientare queste truppe inglesi qui. E la battaglia, flotta d'evasione. Saccati? Sì. Formazione. Andate a pensare a queste truppe inglesi. Il problema è che... sì, è pure lo sbarco in Grecia. Problema, abbiamo pure gli americani in mezzo. Io non so che dirvi, ragazzi. Cioè, mi Pronto, roderebbe signore. alquanto finire la serie qua perché, come sempre, ci stanno in mezzo gli inglesi che devono rompere. Anche perché qua contro la Russia vincevamo facile. Mamma mia, che due palle. No, mi sa che ci dobbiamo ritirare dal fronte Pronto, russo. signore. Dobbiamo ritirarci Pronto. dal fronte russo per convergere su quella Avanti. schifezza che stanno a fare gli alleati. Chiudiamo sta sacca qua. Cioè, l'unica è che ri ci ritiriamo per far per combattere gli alleati contro i russi. L'unica. Chiudiamo le sacche che abbiamo attive Ordini. e ritiriamoci. Che è l'unica possibilità che abbiamo nello stato attuale. Formazione. Anche perché non abbiamo più il manpower. Possiamo provare a convergere tutti quanti sulla Turchia. Cioè, convergere tutti quanti sulla Turchia. Pronto. Andare con delle truppe in Turchia. Però vedete, una sola truppa loro inglese ci sta a distruggere. La cosa è pesante. Pronto, signore. Dai, fate capitolare la Polonia almeno. Ah. Oh, ma come fate a non riuscire a vincere contro quattro divisioni loro? È assurdo. Allora. Ma che diavolo? Fatemi pensare. La flotta. Diamine. Comandi. Sacchiamogli questo a nord. Ma sta sacca gli vuoi dire no? Pronto all'azione. No, dobbiamo chiudere ste Pronto. sacche e poi sì, ci ritiriamo. Che rivelo, non posso dire di no a questa sacca. Ipoteticamente è recuperabile, perché non è che... Non è recuperabile, però... Mi capite bene. Che la situazione è quella che è. Chiudetemi sta sacca, ripeto. Ordini. Com'è lo stockpile? Buono, però se non ho il manpower per utilizzare questi fucili, Ordini. mi capite bene che...
Diamine, la situazione è a ripetere, quanto credi. Recuperabilissima, se ben intesa. Però come? Ah, spagnoli. Ma non posso nemmeno permettere che vadano liberi in Sardegna. Lui ora il suo obiettivo principale è quello. Abbiamo fatto perdere 1 milione di uomini. No, almeno li indeboliamo comunque sia. Li indeboliamo in un primo momento. Come? No. No, raga. Ma che diavolo sta succedendo? Ragazzi, mi sa che la serie finisce qui perché gli è rotta. Non ci posso fare nulla. Cioè, guardate come stanno avanzando. Cioè, con la fava dritta lì, stanno già a Venezia. Ma sì, ma dai, ma guarda, le truppe loro sono veloci. Ma mi sa che ci scoppia la guerra civile. Allora, l'ultima cosa che posso provare a fare è questa. Pronto all'azione. Allora, guys, io direi che ci possiamo anche lasciare qua. Vi ricordo, se non vi siete iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina e mettete like. Auguratemi buona fortuna per sta serie, che mi sta rodendo molto, che sta andando così, perché era vinta. E vabbè, tutto ciò per un errore mio che ho detto vabbè, intanto gli alleati. E detto questo, quindi ci possiamo anche salutare e ci incontriamo alla prossima. Bella bella guys, ciao.